torna Foto Antiquaria, insomma un'edizione speciale, particolare, perché ci sarà anche un ricordo della SACFEM. Sì, ci sarà un ricordo della SACFEM, ma io in questa Foto Antiquaria rappresenterò il futuro della fotografia. Vedi che io sono un giovane e quindi sono un giovane virgulto che, diciamo, cercherà di spiegare quale sarà il futuro della fotografia. Qual è allora il futuro della fotografia? Il futuro della fotografia, appunto, è la vecchia Polaroid, quindi che è ritornata, e quindi ecco, quello sarà il futuro. E poi ci sono appunto delle macchine integrate che potranno fare sia il digitale e sia le foto stampate subito col sistema Polaroid. Io sono un ex dipendente della SACFE, e allora voglio dire soltanto una cosa, che negli anni della sua vita del fabbricone, come veniva chiamato qui, devo dire che ha dato vita a tante famiglie e ha dato lavoro a tanto. E voglio ringraziare qui il Fotoclub Chimera, che ha avuto l'iniziativa e il pregio di poter fare questa mostra, in modo di rievocare il tempo a cui noi eravamo lì a lavorare e tutto. E questo li devo ringraziare per questa cosa hanno fatto. Ho cercato di ricostruire un po' questa storia, iniziando, spero, una serie ribattezzata Storie Fotografiche a Retina, perché noi, sapete bene, nel nostro archivio facciamo tutti gli anni, ogni volta che c'è Foto Antiquaria, questa è la 64esima Foto Antiquaria, facciamo una mostra storica, però una mostra che è un po' generica, no? Si trovano fotografie vecchie che sono un po' sparpagliate per la città, e anche siamo anche un po' usciti sulla provincia. E io da quest'anno vorrei cominciare a fare questa cosa, proprio anche invitando i nostri concittadini a raggruppare, cioè, perché sono convinto ancora che ci sono tante fotografie nei cassetti. Cominciamo con la SACFEM, perché, come ha detto Poponcini, probabilmente la fabbrica più antica sicuramente della città, nata nel 1907, quindi sono 110 anni. Infatti 10 anni fa facemmo la prima mostra del centenario. Questa un po' la ricorda, però appunto dal fabbricone al Parco Pertini, perché molti giovani, quarantenni, non sanno neanche dov'era questo enorme stabilimento. E quindi abbiamo fatto un po' questa storia con le ultime immagini, quando nel 1990, il 25 aprile 1990, il Parco Giotto, che era nato anch'esso 10 anni prima, diventò Parco Pertini, perché il 24 febbraio era morto il presidente. Senza memoria non c'è futuro, no? E il grande pregio del Fotoclub è che noi ci pregiamo di aiutare in questo percorso, per quello che possiamo, da molti anni, è proprio quello: mantenere una memoria, tenere un archivio che è a disposizione della città, delle istituzioni, di chi ne voglia fare uso, e che fa periodicamente delle mostre veramente bellissime. Questa della SACFEM è ovviamente una tra le più affascinanti, anche personalmente, perché, come dicevo prima, qualcun altro nel 60 mio padre aprì il negozio proprio lì davanti, ancora c'era il muro, c'era la SACFEM, non c'era la Camera di Commercio, quindi fu uno dei primi insediamenti, forse il primo negozio di Via Le Ciotto.